Il consigliere regionale Donato Pica interviene sulla delicata situazione del settore della produzione di castagne e chiede la convocazione urgente di un tavolo di confronto. L'iniziativa nasce dall'emergenza venutasi a creare a causa del grave fenomeno del cinipede galligeno che sta ulteriormente danneggiando la produzione castanicola che in alcuni territori della regione Campania si è addirittura ridotta dell'80%. A lanciare l'allarme sono stati proprio gli imprenditori unitamente alle associazioni e alle organizzazioni del comparto agricolo, un grido d'allarme che è stato immediatamente raccolto dal consigliere Pica che si è attivato per tradurlo in atti concreti. La Commissione Agricoltura della Regione Campania, afferma infatti il consigliere regionale del PD, ha già inviato una risoluzione di indirizzo alla Giunta regionale chiedendo di valutare una serie di iniziative volte a contenere gli effetti negativi del parassita cinipede galligeno. A tutela di un settore portante della nostra economia, ha aggiunto il consigliere regionale Donato Pica, va promossa l'istituzione di un tavolo di confronto permanente aperto alle associazioni e alle organizzazioni di categoria, non escludendo il coinvolgimento del Ministero dell'Agricoltura. Inoltre, conclude Pica, è necessario che la Giunta regionale destini allo scopo risorse adeguate e sblocchi la somma di 300.000 euro previsti nella legge regionale numero 13 del 25 maggio 2012 relativamente agli interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura.